È molto probabile che la femmina che è stata uccisa fosse sua sorella. La popolazione dei mammut si sta riducendo a causa del cambiamento climatico, ma è stato altro a causare la loro estinzione, e cioè l'eccessiva caccia da parte degli uomini. E la cosa più terribile è che loro non sapevano ciò che facevano, mentre noi oggi stiamo facendo la stessa cosa ad altri animali e non abbiamo alibi. Sono sicuro che è questa a renderla tanto debole. È una lancia spezzata. Probabilmente stava difendendo sua sorella caduta nella trappola ed è stata attaccata. Come vedete, ha una ferita alla spalla e si sta gonfiando. Dobbiamo fare subito qualcosa, altrimenti potrebbe svilupparsi una grave infezione. Nigel ora ha un problema. La femmina di mammut è troppo debole per passare attraverso la porta del tempo, ma se lui se ne andasse, i cacciatori potrebbero tornare e ucciderla. In qualche modo deve rimetterla in forze. Contatta la sua squadra, che sta perlustrando i dintorni. Abbiamo una femmina di mammut ferita, ha bisogno di aiuto. Raggiungetemi il prima possibile. Ok, arriviamo. Intanto, al parco, Bob ha altri grattacapi da risolvere. Ah, benissimo, grazie. Sta avendo problemi con alcuni dinosauri che Nigel ha portato al parco con il primo viaggio. Ha deciso di trattare gli Ornithomimus come se fossero struzzi e li ha messi in un recinto, ma sembra che non si trovino bene qui e non sembrano interessati all'erba. Ho pensato che, data la somiglianza con gli struzzi e la loro dieta vegetariana, si sarebbero trovati bene in un recinto da struzzi. Ho fatto una valutazione sbagliata, però, perché... sebbene gli Ornithomimus abbiano moltissime cose in comune con gli struzzi, tanto che possiamo considerarli come i loro cugini preistorici, non gradiscono la dieta degli struzzi. Bob ha notato che questi dinosauri hanno più cose in comune con le anatre che con gli struzzi o gli emu. La risposta è nei denti, o meglio, nella mancanza di essi. L'Ornithomimus è infatti privo di denti. L'interno della sua bocca è molto ruvido, diciamo come la carta vetrata. Una caratteristica tipica delle anatre e delle oche. Così ho pensato, anatre, oche, stagni.